Bentornati sul canale YouTube della Twins Sebastiani per seguire questo terzo quarto per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Girone C, ultima giornata per questa regular season. Si scontrano la Rossella Virtus Civitanova contro Amatori Pescara, il risultato è a favore della squadra di coach Raiola di 10 punti, 24 Civitanova, 34 invece per Pescara, che ora è il primo possesso di questo quarto. C'è Leonzio con Vedetti cerca il tiro, ci riesce e va a realizzare anche. 24-36, Civitanova ora in attacco, non molto precisa come ci dicono qua dalle statistiche, da 3 punti con 0 su 13 tiri presi per la squadra di Cocci Rossi. Intanto c'è il possesso perso, la Cassese si ritira subito in difesa. Civitanova attacca Pescara, Leonzio si ferma, passato sotto per Capitanelli contro Marinelli, va al tiro con un gancio cielo, Capitanelli gancio cielo di sinistro e realizza comunque anche con la sua mano debole. 24-38, ancora Civitanova che non si è riuscito a sbloccare, c'è un'altra palla persa, seconda palla persa consecutiva per la Rossella Virtus Civitanova. Qua Pescara che sta cercando di prendere un buon vantaggio e portarselo fino a fine partita. Ricordiamo che Pescara, se vince, consolida, conferma il suo quarto posto in campionato. Terzo tempo ancora di Vedetti, va a realizzare appoggiando a tabellone, altri 2 punti per lui, 3 canestri presi da Pescara nei primi minuti di questo quarto. Invece dall'altra parte 2 palle perse consecutive per Civitanova. Intanto buono il passaggio di Coviello su Marinelli, 2 tiri liberi per Coviello. Civitanova risponde così al canestro di Pescara e Coviello deve cercare di realizzare entrambi i tiri liberi per ricucire leggermente lo svantaggio. 24-40, cerca di controllare appieno Pescara questa gara. Coviello alla lunetta, cerca la concentrazione, va a realizzare il primo tentativo. Su 2 per Coviello, si sblocca così Civitanova, poi palla ora a Leonzo. Taverni, Vedetti all'altezza del tiro libero, cerca di attaccare contro Marinelli, ancora Vedetti, questa volta sbaglia, palla a Felicioni. Attenzione qua, Felicioni rischia di perdere il possesso. Ancora Felicioni, palleggia sul posto, poi palla a Coviello. 10 secondi al tiro, Coviello decide di tirare da 3 punti, non c'è il canestro. Rimbalzo di Caverni, palla subito a Vedetti, ottima virata per lui, ancora 2 punti per il numero 11, Luca Vedetti. Coviello ritenta il tiro da 3 punti, primo ferro, rimbalzo di Marinelli, appoggia a tabellone, non realizza. In difficoltà qua Civitanova, mentre Pescara sta facendo veramente un ottimo basket. Capitanelli, Leonzio si porta al centro, tiro di Leonzio, canestro. È arrivato il minuto di sospensione per Cocci Rossi, è entrata veramente male qua Civitanova in questi primi minuti. 7 minuti e 13 secondi al termine di questo quarto, 26-42, e gran parte di questo vantaggio Pescara l'ha preso proprio in questi ultimi minuti. Cocci Rossi dovrà trovare delle soluzioni, la partita è ancora lunga, è cominciato adesso il terzo quarto e dovrà trovare assolutamente delle soluzioni sia in attacco che in difesa per strappare il sesto posto in questo campionato, altrimenti, come già detto in precedenza, la Rossella Virtus andrà a finire 8ª classificata, ma comunque avrà accesso ai playoff. Se volete poi rivedere la gara potete visitare il sito www.twinsebastiani.it,
che seguirà tutte le partite in diretta streaming dei playoff della Rosella Virtus Civitanova. Potete anche iscrivervi sul canale YouTube per rimanere aggiornati. Finisce il minuto di sospensione, il possesso per Civitanova dopo l'ennesimo canestro realizzato da Leonzio. Vediamo come torna in campo ora Civitanova. 26-44, possesso per la Rosella Virtus Civitanova. Palla a Cassese, poi palla a Coviello, Felicioni. Aspetta il taglio a Cassese, riesce a smaccarsi Cassese, ma c'è Leonzio che mette le mani sul pallone. Poi Amoroso, passaggio che non va per Cassese che stava tagliando sotto al ferro, recupera Pescara, attacca ancora Leonzio, terzo tempo, di mano sinistra, sbaglia, poi Capitanelli, rimbalzo in attacco, va a realizzare. 26-46, incrementa ancora il vantaggio Civitanova. Incrementa, scusate, il vantaggio Pescara. Intanto palla a Cassese, passaggio sotto per Coviello che deve solamente appoggiare. Due punti finalmente anche per la formazione di Coccio Rossi. 28-46, 6 minuti e 20 secondi al termine della partita. Masciarelli, tiro da tre punti, primo ferro, rimbalzo di Cassese, si alza qua il ritmo, Cassese, Felicioni, poi palla a Cassese, Coviello, gira la palla per Vallasciani, si va a smarcare Amoroso che riceve il pallone, poi palla a Cassese da tre punti, primo ferro anche per lui da quella distanza, Masciarelli al rimbalzo, si porta subito in attacco e poi il fallo di Cassese su Masciarelli, che cerca di sottrargli la palla da dietro ma trova solamente il braccio del giocatore di Pescara. Doppio cambio per la Rossella Virtus, entrano Mario Tessitore e Marco Jovancic, ci escono Vallasciani e Cassese. Partita che già si sapeva che non era facilissima per la Rossella Virtus Civitanova. Pescara, ricordiamo, quarta classificata, un buon campionato da parte del giocatore di coach Raiola, che nella quindicesima giornata di andata Civitanova perse sul parquet di Pescara per 87-70. Intanto qui c'è un mucchio sotto canestro, l'ultimo a toccare è stato il numero 20 di Pescara, il possesso va automaticamente la squadra di coach Rossi. Felicione riceve la rimessa da Jovancic, Felicioni ferma il palleggio, palla a Tessitore, poi palla ancora a Felicioni, si arresta da tre punti, non c'è la tripla. 5 minuti e 15 secondi al termine del terzo quarto. Caverni riesce a saltare a Felicioni, poi terzo tempo, altri due punti per lui, riesce a saltare la difesa di Civitanova. 28-48. Si fa difficile la situazione qua per la Rossella Virtus Civitanova. Si smarca Jovancic, oltre tre punti, poi cerca Amoroso che non si aspetta minimamente il passaggio di Jovancic. Altra palla persa in confusione qua Civitanova. Attenzione, Leonzio qui aveva lo spazio per la penetrazione, poi decise invece di uscire da tre punti. Ancora Leonzio, uno contro uno contro Jovancic, bravo Jovancic a rimanere lì davanti. Pedrigo per Capitanelli finta il tiro per prendersi questo tiro da tre punti e poi infine il possesso va a Civitanova. Amoroso, Jovancic, si smarca Felicioni, ancora tiro da tre punti, arriva la tripla per Felicioni e per la Rossella Virtus Civitanova dopo svariati tentativi. 31-48 il risultato per arrivare sesta in classifica. Civitanova deve assolutamente ricucire questo svantaggio. Palla a Caverni, cerca di penetrare e spezzare a metà la difesa avversaria, ci riesce benissimo e va a firmare anche a referto, due punti. 31-50, a 3 minuti e 40 secondi alla fine del terzo quarto. Amoroso finta il tiro, poi palla a Jovancic, smarca Coviello, cerca la penetrazione, terzo tempo, viene fermato dalla stoppata di Capitanelli. Cambio per Pescara,
entra il numero 6 D'Eustachio, esce Leonzio, possesso ancora per Civitanova, 11 secondi al tiro. Si smarca Moroso, attacca, terzo tempo, mano destra, realizza, 33-50. Taverni fermato da Tessitore, buona l'aggressività da parte di Tessitore, poi va su Masciarelli, poi ancora palla a Caverni, 8 secondi al tiro, Caverni da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Coviello, palla subito a Felicioni, Coviello, penetrazione, passaggio sotto per Jovancic, fallo di Caverni, 2 tiri liberi per Jovancic ed eccolo qui, un buon contropiede per Civitanova. Questi sono i contropiedi che servono per recuperare questa gara. 3 minuti precisi al termine del questo quarto. Jovancic alla lunetta per questi 2 tiri liberi. 33-50, ricordiamo il risultato. Tre punti realizzati finora in questa gara per Jovancic. Va con il secondo tentativo per il quarto punto. Realizza 4 punti per Jovancic, 2 su 2 dai tiri liberi, 35-50, c'è ancora tanta strada per Civitanova. D'Eustachio, Drigo, palla sotto per Capitanelli, spalla a canestro, si porta sul post basso, poi tiro in allontanamento, che canestro che si è andato a prendere qua Capitanelli, fuori equilibrio con la difesa di Amoroso, è riuscito comunque a segnare questi 2 punti. Coviello cerca di girarsi, Masciarelli gli rimane avanti, poi Coviello passa in mezzo, attenzione, falla il canestro di Coviello, è riuscito a passare in mezzo ai 2 difensori di Pescara, un tiro libero per Riccardo Coviello. Punti realizzati per Coviello, vicino alla doppia cifra, cambio per Pescara, esce Capitanelli, entra Bedetti, Capitanelli, doppia cifra per lui, 14 punti realizzati. Realizza anche il libero aggiuntivo, 38-52. Bedetti alza l'aggressività, Civitanova in difesa e poi arriva il fischio arbitrale sul Tessitore. Primo fallo per lui. Caverni, D'Eustachio attacca il centro, palla fuori per Bedetti, Bedetti si arresta, poi Tessitore riesce a toccare il pallone ma non a fermare il passaggio, falla e canestro qua per Drigo, un tiro libero per lui. Pescara, palla Jovancic, Felicioni attacca il centro, si chiude Pescara, palla fuori per Coviello, Amoroso si va ad alzare per il tiro, tripla di Francesco Amoroso, una tripla che serve per dare fiducia ai propri compagni, 41-54. Drigo, il tiro di D'Eustachio non va e come abbiamo visto ancora qua Pescara fa girare molto velocemente la palla in attacco, Felicioni, Amoroso, Jovancic, finta il tiro,
Buona la finta, va fino in fondo, sbaglia il tiro e qua voleva il fallo Jovacic, viene fischiato il fallo tecnico, fischiato il numero 6, anzi scusate, fallo tecnico fischiato a Tessitore. Secondo fallo per Tessitore, un tiro libero per Pescara, alla lunetta Drigo. Cambio per Pescara, esce Caverni, entra Leonzio. Assegno il libero. Rimessa ancora per Pescara. Civitanova si chiude subito in difesa. Difesa zona per Cocciorossi. Felicioni su Masciarelli, Drigo, Leonzio, poi ancora Drigo, Masciarelli, tiro da tre punti, primo ferro, rimbalzo preso, anzi no, possesso per Civitanova, il pallone esce, l'ultimo a toccare a Leonzio. 1:05 al termine di questo quarto. Civitanova sembra aver ritrovato il suo gioco rispetto a prima. Vediamo come supererà di questi ultimi 60 secondi. Felicioni, c'è Amoroso sotto canestro che vuole il pallone, attacco a Coviello, attenzione, fallo fiscato a Masciarelli. Rimessa ancora per Civitanova, il tabellone dei 24 secondi si ricarica a 14 secondi, primo fallo per Masciarelli. Rimessa al lato, Jovancic ce l'ha rimessa per la Rossella Virtus e Civitanova. Felicioni, Jovancic, Amoroso dall'angolo, tiro da tre punti, questa volta non vale, Leonzio rimbalzo. Leonzio contro Felicioni, arriva l'aiuto di Drigo, ancora Leonzio, cambio difensivo, palla a Bedetti, ottima la finta, attacca il centro, palla fuori per Masciarelli, si arresta, tiro da tre punti, canestro di Pescara. Buon gioco qua per la squadra di Cocceraiola, si va a prendere questa tripla che serve per spezzare l'animo alla squadra di Civitanova. 10 secondi al tiro, Amoroso, penetrazioni fino in fondo, viene fermato da Drigo, ancora possesso per Civitanova, 7 secondi, deve assolutamente trovare un tiro pulito, allora sale Virtus e Civitanova. 41-58, ricordiamo il risultato, poi ci saranno dopo questi 7 secondi gli ultimi 10 minuti. Ancora Amoroso ci riprova, tiro, fallo, fallo che regala due tiri liberi da Amoroso. 3 secondi, dice così l'econometro, 3 secondi rimanenti. Terzo fallo per Drigo, alla lunetta Francesco Amoroso. Assegna il primo libero. Due su due, 3 secondi al tiro, Masciarelli prende il possesso della palla, lo chiude bene Amoroso, tiro da tre, da lontanissimo per Masciarelli che non va. 43 Civitanova, 58 invece Pescara, dopo... seguire questo ultimo quarto tra la Rossella Virtus Civitanova e l'Amatori Basket Pescara per questa ultima giornata di ritorno nel campionato di Serie B girone C della regular season, e poi si andrà con i playoff. Ricordiamo che i due punti sono importanti per entrambe le formazioni, per Pescara per confermare la quarta posizione, mentre per Civitanova serviranno per arrivare in sesta posizione, ma ricordiamolo che se anche dovesse perdere questa sera affronterà i playoff come ottava classificata.
Intanto c'è stato l'inizio del quarto con la palla persa di Civitanova, il canestro in contropiede per Pescara. 43-60, il vantaggio è tantissimo per Pescara, ma Civitanova comunque sta cercando in tutti i modi di recuperare la partita. Intanto Jovancic va con un tiro rovesciato ad appoggiare al ferro. Qua Felicioni subito aggressivo sul playmaker di Pescara, che riesce comunque a dare a palla a Leonzo, che va a organizzare il gioco in attacco per la squadra di coach, per i propri compagni. Poi Caverni riceve il possesso della palla, si accentra in palleggio, passato schiacciato per Vedetti, va a appoggiare con la mano sinistra, non riesce a realizzare. Poi Covello rimbalza, apre subito per Felicioni. Felicioni amoroso, Felicioni ancora, si accentra Felicioni, si arresta sul tiro libero, sbaglia, poi Leonzo al rimbalzo, protegge la palla con il corpo e subito palla al playmaker Caverni. Risultato ancora fermo a 45 punti per Civitanova. Vedetti arriva sotto canestro Capitanelli, spalla a canestro contro Amoroso, cerca di girarsi Capitanelli, poi Coviello intercetta il pallone, riesce a mantenerlo in campo, contropiede per Civitanova, fallo di Caverni sul tiro di Coviello, due tiri liberi per il giocatore di Civitanova. Prima però ci sarà un minuto di sospensione chiesto da coach Stefano Raiola. Dall'altra parte invece c'è la squadra di coach Massimiliano Domizzoli, Lamballoni Porto Sant'Elpidio, che sta lottando contro Matera per avere l'accesso ai playoff. Ricordiamo che Porto Sant'Elpidio e Matera sono a pari punti in classifica, entrambe a 30 punti. A 30 punti c'è anche la Rossella Virtus Civitanova, ma che automaticamente è già ai playoff perché ha vinto tutti gli scontri diretti sia con Porto Sant'Elpidio che con Campli, e ha avuto solo una sconfitta contro Matera, quindi matematicamente si trova ai playoff. Si riprende il gioco con i due tiri liberi di Riccardo Coviello. Uno su uno. Uno su due per Riccardo Coviello. Porto Sant'Elpidio in questo momento si trova sotto per 62 a 55 contro Matera. Masciarelli, Capitanelli, Caverni, poi palla a Masciarelli, tiro da tre punti, canestro. Cassese, palla fuori, Amoroso cerca di rispondere alla tripla di Masciarelli, non riesce, poi sotto Coviello va a realizzare sul secondo tentativo, prendendosi anche le rimbalzi in attacco. 48-63, Masciarelli. Palla ora a Caverni, palla a Masciarelli, Caverni ci prova Leonzo da tre punti, sbaglia il tiro, palla a Cassese. Jovancic, passato schiacciato per Coviello che riesce ad arrivarci, viene chiuso, ottimo il passaggio dietro la schiena per Amoroso che va a finalizzare questa bellissima azione. 50-63. Leonzo salta Jovancic, ancora Leonzo fino in fondo, fallo di Amoroso. Scusate, fallo fiscato a Coviello. Esce Felicioni, entra Cognigni, cambio anche per Pescara, entra Drigo, esce Vedetti. Due tiri liberi per Caverni. Primo libero a segno. Due su due. Freddezza dalla lunetta per Caverni.
Coviello cerca di attaccare, va al tiro, ma il fallo è stato fischiato prima. Rimessa per Civitanova. Quarto fallo per Drigo, al prossimo doveva lasciare il parquet. Cassese si smacca, va subito al tiro, canestro di Cassese. 52-65, 6 minuti e 40 al termine della partita. Jovancic rimane attaccato a Caverni. Drigo, Masciarelli va sul fondo, si arresta, buona difesa di Coviello, ancora rimbalzo in attacco preso da Capitanelli, altra occasione per Pescara. Palla a Caverni, si arresta Caverni, sbaglia il tiro, questa volta rimbalza per Jovancic, apre subito per Cassese. Si accentra Cassese, tiro da tre punti, attenzione, non c'è il canestro. Caverni, esce fuori Drigo, poi palla a Capitanelli, amoroso duro sul contatto con Capitanelli, altro gancio cielo di Capitanelli contro Amoroso. Gran canestro di Capitanelli, difficilissimo da fermare veramente da quella posizione. Cerca di andare sul fondo Coviello, poi virata, palla fuori per Cassese. Terzo tempo di Cassese, fallo e canestro, anzi no. C'è stato il fallo fischiato prima, quindi sarà rimessa per Civitanova. Coviello riceve la rimessa, ferma il palleggio, palla a Cassese, finta il tiro, passato sotto per Amoroso. Chiude bene Capitanelli, palla fuori per Cognini, si prende questo tiro da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Amoroso, poi finta il tiro ma gli scivola la palla dalle mani, contropiede per Pescara, 2 contro 2, fino in fondo, Leonzo sbaglia il tiro, poi rimbalzo di Masciarelli, torna fuori 3 punti per giocarsi per bene questa azione. Capitanelli non va al tiro da 3 punti, palla a Leonzo. Leonzo entra in area, terzo tempo, palla per Capitanelli che non riesce a tirare questa volta, poi ancora Leonzio che combatte al rimbalzo ma vince la Rossella Virtus e Civitanova. Palla a Coviello, spalla a canestro contro Caverni, cerca di girarsi, c'è il fallo di Caverni su Coviello. 5 minuti precisi al termine della partita, 52-67, rimane poco tempo per Civitanova per conquistare il sesto posto in classifica. Poi c'è il cambio per Pescara, quarto fallo di Caverni, lascia il campo, entra D'Ostacchio, rimessa al fondo per Civitanova, 17 secondi al tiro, si posiziona Pescara in difesa, lascia Amoroso per ricevere la rimessa, si porta oltre 3 punti, poi palla a Cassese, Cassese contro Capitanelli, attacca il centro, poi arresta in allontanamento, canestro di Cassese. 54 Civitanova, 67 invece la squadra di Coach Raiola, Amatori Pescara. Drigo, D'Ostacchio, Leonzio, Masciarelli taglia in area, esce fuori, riceve il possesso della palla, Cognini rimane appiccicato, palla recuperata da Cognini, poi c'è l'infrazione di piede, il possesso va a Civitanova. Cassese con la palla, Coviello, Jovancic, lascia fuori Cassese dai 3 punti, palla da Amoroso, lascia poco spazio qui Pescara ma c'è il canestro di Coviello. 56-67, Civitanova prova a rientrare in partita ma manca poco tempo, siamo entrati infatti negli ultimi 4 minuti di gioco. Pescara in attacco, Masciarelli, poi Capitanelli, D'Ostacchio, Drigo, palla ancora a D'Ostacchio, attacca all'area, Amoroso si contrappone sul canestro, palla persa per Pescara, Coviello, terzo tempo, poi il fallo di Masciarelli per non far realizzare Coviello. Ci sono 2 tiri liberi per Civitanova ma Coviello se la prende con
stesso per non aver realizzato questo canestro, ma comunque due tiri liberi a questo punto della partita sono buoni. Arriva subito il minuto di sospensione che sta con Cerraiola per sprezzare il ritmo di gara. 56-67, Civitanova è riuscita a ricucire lo svantaggio che si era creato, il grande vantaggio che si era creato proprio all'inizio del terzo quarto. Ora però a poco tempo, 3 minuti e 47 secondi per recuperare questa gara. Non sarà facile sicuramente anche contro una squadra come Pescara. Se volete rivedere poi le immagini di questa partita, ricordo che potete visitare il sito www.twinsbassani.it. Verranno riproposte le immagini in HD. E potete iscrivervi anche sul canale YouTube della Twins Sebastiani per seguire tutte le dirette streaming per la Rossala Virtus Civitanova, che automaticamente, ricordiamo, avrà accesso ai playoff. Per ora è ottava classificata, ma se riuscirà a vincere e a recuperare la partita di questa sera in questo finale di gara, avrà accesso alla sesta posizione per entrare nei playoff. Intanto Coviello dalla lunetta sbaglia il primo tiro libero, sfortunato anche lui in questa conclusione. Uno su due per lui, possesso Pescara, 57-67. Caverni, Drigo, palla a Caverni, Vedetti, c'è il taglio di Leonzio sotto l'area, poi palla lunga per Caverni che non riesce ad arrivarci. Buona qua la difesa di Civitanova. E per la prima volta in questa gara vediamo Pescara un po' in affanno. Cassese, Amoroso, lascia fuori Coviello, riceve il pallone consegnato, Coviello attacca contro Capitanelli, poi palla Jovancic, 6 secondi al tiro, Jovancic fino in fondo, appoggia il tabellone, 2 punti per Marco Jovancic, 59-67, 3 minuti per recuperare questa partita. Capitanelli per Caverni, Caverni si arresta, attenzione, lasciato libero, sbaglia il tiro, rimbalzo di Cognini, palla subito a Cassese, si riorganizza Civitanova in attacco. Amoroso finta il tiro, prova ad attaccare, poi attenzione, rischia tantissimo qua, Coviello cerca Cassese che si allarga da 3 punti, sbaglia il tiro, ancora rimbalzo di Cognini, altra occasione per Civitanova, ci prova ancora Amoroso, sbaglia ancora il tiro da 3 punti, poi rimbalzo di Caverni. Brivido qua per Pescara, 59-67, ricordo ancora, ultimi 3 minuti, vicini agli ultimi 2, intanto c'è Vedetti, Capitanelli a spazio, va al tiro, realizza canestro anche importante per Pescara che non riusciva a sbloccare il risultato da molto tempo. Intanto Amoroso riceve il passaggio di Cassese, va sul fondo, falli in attacco fischiato da Amoroso. Deve mantenere la concentrazione Civitanova. 2 minuti precisi al termine della partita, 59-69. Non sembra un'impresa impossibile. E Civitanova qua che va subito ad accoppiarsi con gli attaccanti di Pescara. Possesso dal fondo in difesa per la squadra di Cocceraiola, palla a Caverni, si va avanti Jovancic, Caverni aspetta il movimento dei compagni, attacca con la mano destra, terzo tempo, viene fermato da Amoroso, rimessa dal fondo per Pescara a 4 secondi al termine dei 24 secondi. Caverni per Leonzio, subito al tiro da 2 punti, sbaglia, rimbalzo di Jovancic, poi apre subito per Cassese, Amoroso, Cassese, tiro da 3 punti, sbaglia ancora Primoferro.
poco precisa Civitanova da tre punti questa sera. Leonzio, 1 minuto e 15 secondi al termine della partita, più 10 per Pescara. Al tiro Leonzio da due punti va a realizzare, ultimo minuto di gioco. Riesce a ricompattarsi, troppo tardi Civitanova, sia in attacco che in difesa. Ci prova ora Riccardo Coviello con questo fallo e canestro. Terzo fallo per Bedetti ed un tiro libero per Coviello. A segno 62-71. Civitanova ancora ci crede, palla a Capitanelli dalla rimessa, se ne va da solo in palleggio, fallo di Coviello, si ferma così il cronometro. Rimessa dal fondo per Pescara. Vedetti, la rimessa, Capitanelli riceve, poi palla a Caverni, a Leonzo, scusate. Leonzo per Trigo dall'angolo da tre punti, sbaglia il tiro, poi rimbalza ancora di Capitanelli. Subito Jovancic che cerca di fare fallo, arriva il fischio arbitrale a 38 secondi al termine della partita. Rimessa ancora per Pescara. Vedetti, Leonzo riceve la rimessa, super difesa di Cassese, infrazione di campo, ferma il gioco. Coach Rossi che non voleva che l'arbitro fischiasse l'infrazione di campo perché Cassese aveva recuperato il possesso della palla e se ne poteva andare a canestro da solo. Va a chiedere spiegazioni al direttore di gara. A centrocampo per Civitanova, 33 secondi rimanenti, 62 Rossella Virtus e Civitanova, 71 invece Pescara. Amoroso, Jovancic, ci prova lui, cerca di attaccare, terzo tempo, canestro non valido, fallo prima, ci sono comunque due tiri liberi, c'è la regola del bonus. Sbaglia il primo libero. Realizza il secondo. Un po' minuti di sospensione chiesto da coach Raiola. Secondi al termine della partita, il quarto posto per Pescara è sempre più vicino, mentre l'ottavo posto per Civitanova è sempre più vicino. In questo caso Civitanova dovrà affrontare o Palestrina o Barcellona Pozzo di Gotto, ricordiamo entrambe prime classificate, dobbiamo vedere poi i risultati, come andranno a finire i risultati di questa sera per questa ultima giornata di regular season. Il possesso va poi in attacco per Pescara, rimessa oltre la metà campo.
riceve Leonzio, si ferma il gioco, problemi con il tabellone di 24 secondi. Tre secondi di discrepanza tra quello dei 24 secondi e quello del tabellone principale. Fallo che arriva in automatico su Drigo, che riceve la rimessa. Fallo di Coviello. Drigo la lunetta. 63-71. Sbaglia il primo libero. 22 secondi rimanenti. E poi si andrà con i playoff. Assegno anche il secondo tiro libero, 63-72. Coviello cerca un tiro veloce, virata sotto canestro, poi non riesce a tirare. Fallo tecnico anche per fischiato Riccardo Coviello. Tiro libero per Pescara, questa volta la lunetta va il numero 20, Leonzio. Canestro per Leonzio. C'è il possesso ancora per Pescara, 12 secondi rimanenti. Più 10 Pescara, si riporta a più 10. Ora ancora anche con il possesso, si fermano i giocatori. E finisce qua l'ultima gara per la regular season del campionato di Serie B, girone C. Vince Pescara, che si aggiudica il quarto posto ed entrerà, avrà accesso ai playoff in quarta posizione, mentre la Rossella Virtus Giudanova entrerà ai playoff come ottava classificata, e ricordiamo che dovrà affrontare o Palestrina o Pozzo di Gotto rispetto ai risultati che poi verranno aggiornati questa sera. Una buona stagione da neopromossa per la Rossella Virtus Civitanova, che ricordiamo che è la prima volta nella propria storia che si va a giocare l'accesso per il campionato superiore, per la promozione nel campionato di A2. Nei playoff non sarà sicuramente facile, ma comunque un buonissimo traguardo da una squadra neopromossa quest'anno. Applausi per entrambe le formazioni, che vanno a salutare i propri tifosi. Lo staff della Twins Sebastiani ringrazia chi ci ha seguito fino adesso. Potrà seguire le partite dei playoff in diretta streaming sempre su questo canale, sul canale YouTube della Twins Sebastiani, per la Rossella Virtus Civitanova. Un saluto da Gianluca Sebastiani e da tutto lo staff della Twins Sebastiani. Buonasera a tutti.